ha portato la figlia? Salve a tutti amici sportivi, tifosi di Numaker. Sappiate che se il mio tono non è abbastanza entusiasta è solo perché è luna di notte. Ma per il resto siamo contentissimi di tornare su F1 2018, ufficialmente previsto in uscita il 24 di agosto, quindi fra 3 giorni. Io ho la fortuna di averlo già e poterci anche giocare e avere pure il permesso di pubblicare video, quindi ho deciso di non perdere assolutamente tempo, perché le prove così a caldo, che vedete proprio le reazioni sul momento, a me piacciono. Mi sono fatto giusto una partitina per capire che mi sta sui coglioni l'alo, per dire. E qui allora il menu iniziale è molto simile agli altri capitoli, Gran Premio, multigiocatore, prova a tempo, evento, campionati, carriera. Ovviamente noi ci butteremo proprio sulla carriera. Voglio fare questa prova oggi con voi, iniziare la carriera, anche perché io ho questo problema. Ogni volta che riprendo in mano Formula 1 mi sembra sempre la prima volta che ci gioco, perché purtroppo faccio dei mesi di pausa che mi distruggono completamente. Tra l'altro ragazzi, questo è il primo capitolo che giochiamo con la mia nuova postazione completa, che dovrebbe darci qualche vantaggio in termini di stabilità, e dopo qualche mese ritocco anche il nostro bel volantino della Ferrari, che mi sembra in ottima forma. A quanti like potrà arrivare il primo video di F1 2018, peraltro 3 giorni prima del previsto? Decidetelo voi. Noi intanto ci vediamo come funziona la... Allora, seleziona scuderia. Ecco che iniziamo. Qui, ragazzi, ve l'ho detto. Allora, il mio excursus è stato fatto in questa maniera. Ho corso con la Haas, con la Mercedes e con la Ferrari. Quest'anno vorrei tornare a fare una cosa del tipo progressiva, ovvero partire magari con una squadra un po' più scarsina. Ad esempio, ci sarebbe l'Alfa Sauber, che sono già da mesi, praticamente, che mi suggerite tutti, sostanzialmente da quando l'hanno annunciato, metà della scorsa stagione, tutti quanti mi avete detto di provare con questa all'inizio, e anche io in effetti ne ero contento. L'ho già vista come on board, non è che sia uno spettacolo, sembra un po' una Williams, solo che sul volante qua c'è scritto Alfa Romeo, e questa cosa è carina. Viste le alternative, non è che io abbia proprio tutta sta voglia di andare ad esempio in Renault o in Toro Rosso, anche sì, McLaren. C'è già Alonso e un coglione per squadra, basta. Metti Numaker e Alonso nella McLaren, va a finire che prendono fuoco ancora prima di montarli i motori. Ah, devo scegliere chi cacciare, praticamente. Se scelgo Leclerc, che mi sta simpatico, corriamo noi e Leclerc, e Ericsson se ne va. Va bene, dai, abbiamo già troppi mascelloni. Corriamo con il buon Leclerc, che è tanto carino e simpatico. Bene Leclerc, struttura weekend. Ah sì, adesso che balle. Allora, qua distanza gara noi cosa usiamo? 25%. Che già sono lunghe per gli standard dei miei video, ma infatti useremo la solita formula, diciamo, di mettere gli highlights fatti bene, editati come nel nostro solito stile. Qualifica e tentativo unico, prove libere complete 30-30-30. Sì, era così, solo che livello piloti A 20%, caro mio. Qui com'è? Si arriva a 110? Com'è? Sì. È solo che io qua, ragazzi, ho già fatto 2 giri e già non riesco. Secondo me devo fare di nuovo un piccolo adattamento. Lo so, cosa metto? 90. Qua mi sa che avevo già fatto, infatti personalizzato, quindi nessun aiuto, niente controllo di trazione, niente traiettoria, cambio manuale, i box sì, però modalità ERS automatico sì, vabbè, questo mi sa che è giusto. Prima gara Australia, adesso utilizziamo questa prova per riprendere un pochettino di confidenza, perché qua davvero ogni anno la stessa storia, serve la prima metà della stagione per cominciare a fare qualche bella figura. Attenzione. Bello. Ehi! Sono certa che non vedi l'ora di scendere in pista. Non è stato facile arrivare Emma, in Formula 1. Ha portato la figlia? Ma il vero lavoro inizia adesso. Ti presento Claire, giornalista sportiva. No, piacere, che giornalista sportiva. Grande Emma. Sì, Emma. Questo sì che è il talent managing, come si deve. Allora, ciccia, infatti, per le domande ci sarà tempo, perché ho già detto una cagata. Io sono in Formula 1 da 3 anni, stai zitta. Quindi fai attenzione. Ah sì? Buona fortuna in questo. Salve. Benvenuto al centro dati. Sì. Qui avrai accesso a ogni tipo di informazione, inclusa la telemetria della vettura, il meteo, i tempi su giro, l'usura delle gomme e via dicendo. Grazie. Inoltre abbiamo un collegamento diretto con la fabbrica. Sì. Quindi siamo sempre in contatto con la squadra che è lì. Bene. È fondamentale che tu ci dia spesso un riscontro sulla vettura. Così possiamo sfruttare al meglio le nostre risorse. Non ti preoccupare. Ricorda che più siamo produttivi qui, più la tua macchina sarà veloce.
Va bene. Buona fortuna. Ok. Una macchinetta del caffè? Facci fare bella figura, va bene? Vabbè, questo al posto del PC portatile, adesso sei direttamente nell'ufficio, perché benvenuto nella tua hanno paura nuova scuderia. Che tu la è Emma. Sauber è la scuderia privata per eccellenza. Per eccellenza. Non quindi fa proprio cagare. Siano ardue le sfide che incontra. Riesce sempre a farsi valere e uscirne vittoriosa. Ha bisogno di un pilota affidabile, serio e determinato. Dov'è? Sono certa che tu perché abbia io non lo vedo. Le carte in regola. Allora, come si entra qua? Ok, stagione 1, Melbourne. Puoi vedere tutti i dettagli del tuo attuale contratto. Aspetta, messaggi. Da un lato ci sono gli obiettivi sulla tua reputazione, madonna che palle. Ma penso che ci arrivavamo da subito. Vincere le sfide con i rivali. Rivali? Così sarà più facile. Ricerca e sviluppo. Il compagno di squadra sarà sempre il primo avversario. Ma zitta! Sei tu a scegliere. Madonna, Ozzo? Bene. Molto bene ragazzi, molto bene. Ovviamente datemi un paio di episodi per rientrare un po' nella mentalità, perché quando stai lontano da sto gioco, che è strutturato in maniera molto molto seria, anche se noi lo trattiamo in maniera un po' meno seria, insomma, alla fine ci divertiamo, però ovviamente hai bisogno di alcuni meccanismi da riprendere. Intanto buttiamoci in prova libera, che dopo un quarto d'ora di Emma, dell'altra gnocca piccola e di menu vogliamo anche un po' guidare. Va bene, questo è tutto uguale all'anno scorso, tranne il logo lì in alto. Ciao Carlo Vanzini e Luca Filippi. Non sono io Carlo Vanzini, ragazzi, va bene? Salutiamo Riccardo. Ecco qua, siamo all'interno del nostro sandalo da mare. Buongiorno, sono Alex. Buongiorno, sono Alex. Spero che tu abbia già preso il caffè, perché dobbiamo lavorare molto oggi per prepararci alla stagione che ci aspetta. Siamo pronti a far partire la macchina. Perché non esci e fai qualche giro? Mi avevate detto che ce n'era un altro! Perché c'è ancora lui? Alex, avevo ordinato di rinchiuderti a pezzi in un sacco nero. Non so perché tu sia ancora qui, ma non rompere i coglioni. Sono molto arrabbiato, ragazzi. Mi avete tradito e ingannato. C'è ancora lui? Allora, familiarizzazione con il tracciato, dai, subito così, vediamo un po' come si comporta in pista la macchinouche. Oh mio Dio! Certo che sto alo, mannaggia, io come faccio a guardare negli specchietti che li uso sempre? Esatto, cerca di prendere il maggior numero di porte in curva possibile. Esatto cosa? Per superare la curva, maggiore sarà il tuo punteggio. Oh! Dovrai anche utilizzare il DRS nella zona DRS. Ma va, pensavo di poterlo usare al bar. Lo vedi che succede a stare lontani dalle corse per 6 mesi? Madonna, okay, mi sento un fioraio. Attraversare il maggior numero di porte in curva. Sì, lo so già come funziona. Ma maledetto. Ricordati anche di attivare il DRS nella zona DRS. Zona DRS in vista, preparati ad aprirlo. Puoi controllare la distanza sul DMF. Oh mio Dio. Oh. Allora, la guida mi sembra del tutto simile ovviamente alle vetture dell'anno passato, che introdussero la novità dei gommoni, quindi più o meno è solo che io ci devo rifare la mano di brutto, anche se adesso non è che stia andando proprio malissimo per essere il primo riapproccio dopo la pausa. Però mi dà un fastidio, mi devo abituare a sto coso qua, davanti alla visuale. Forse sapete cosa? E per le gare soprattutto potrebbe essere comodo usare gli indicatori di avversari, le freccette, perché così, cioè non potendo praticamente vedere negli specchietti, quelli potrebbero rivelarsi utili. Graficamente, se il mio ricordo non mi inganna, mi sembra il medesimo gioco. Fisicamente pure. Fantastico, si vede che conosci bene questo circuito. Vabbè che questa prova qua è molto facile, Però, oddio, che cosa è gestione RS? Funziona in frenata, ma anche quando non viene dato gas, quindi il freno motore ricarica, l'inerzia proprio, l'attrito, bello. Allora, visto che è una novità, l'erogazione delle RS può essere impostata sul tuo DMF. Quest'anno hai ancora più cose da dire, sei contento? È un po' come quello delle gomme. Che se le gestisci. Però l'unica cosa è che non so come. Cioè. Ecco, vedi, adesso ho frenato, perché non si ricarica la batteria? Scusi. Mettiamo una Duracell, no? Tra l'altro sono anche 3 decimi più lento di quello che dovrei.
che non è di certo un'eternità, però ogni tanto sale, ogni tanto scende, non capisco mica. Adesso provo a fare un giro senza badare alla batteria, poi se arrivo alla batteria carica bene. In questo programma daremo uno sguardo alla gestione RS. Te l'hai già detto, Alex Simer! In maniera efficiente per raggiungere il tuo tempo obiettivo. L'erogazione delle RS può essere impostata sul tuo DMF. Che bello, grazie per la notizia. Ma comunque devo anche... perché io mi ricordo che feci delle modifiche al coso qua del volante, perché sto maledetto Formula 1 ha un feedback di base che a me non è mai piaciuto. Ah già, e qua, eccola lì, erogazione RS, mo c'è pure. Dai, mo che ci siamo rivisti pure il menu, vediamo di vedere se riusciamo a fare sto programma interessante. Riesco proprio ad andare positivo recuperando qualcosina, però no, adesso la sto riperdendo. È sempre lì sui 3 decimi di troppo. Occhio adesso. Dai, dai che siamo positivi. Verde però, non viola, ma non potevo mai farlo viola adesso così. E già due robe sono andate, eh? Vediamo se siamo già capaci di tenere un ritmo di qualifica. Abbiamo stimato i tempi dei nostri rivali più vicini così da sapere cosa dobbiamo battere. Ah ok, giustamente, non è che dobbiamo lottare per la pole, questa roba. Vedete il volantino con scritto Alfa Romeo? Ci sta, carino. Tempo che ne sta uscendo non è così male, proprio perché probabilmente si rifà. Un po' perso però con quella scivolata. Tra l'altro abbiamo qui davanti un'altra Alfa. Lo so. Ma come facevo? Rifare. Non preoccuparti delle gomme, dai il massimo. Con questo test vogliamo assicurarci di essere in grado di tenere il ritmo dei nostri rivali. Sì, infatti, quello che ho appena detto. Prima che un nostro non rivale ma alleato mi si piantasse davanti. Ma ragazzi, io ho la sensazione tipo che un bug sonoro abbia leggermente cambiato il sound della macchina. Può essere o... Ma non adesso, eh. Già da qualche minuto. Di traverso, Numacher? Ancora? Ma sempre lui mi devo beccare davanti? Vabbè, senti, allora faccio un paio di giri, cerco di levarmi sti qua di torno. Guardali, te credo. Come faccio a fare il ritmo di qualifica con questi qua dietro? E poi, prima l'ho beccato proprio qua. Preciso. Quando devi fare sto scambio ultra aggressivo e violento. Mi sa che dobbiamo riporre le nostre speranze nell'ultimo giro. Ma ragazzi, può essere che abbia problemi io o hanno aggiunto delle tratte DRS qua in questa pista che non c'erano mai state. Ma sono serio, eh? Devo mettere un sacco di DRS. Non mi sembravano così tanti in passato qua. I punti in cui poterlo usare. Dai che adesso il giretto è un po' più buono, eh. Dai che se non canniamo qua, forse siamo riusciti a fare il nostro. Qua siamo buoni. In uscita guadagniamo all'ultima fino al traguardo. Programma completato, okay, hai 17°. Abbiamo ottenuto. Si lotterà, ragazzi, con l'Alfa Sauber per delle posizioni veramente ignoranti. Mamma mia, che divertimento. Bellino comunque il
feeling delle ruote sull'asfalto? C'è, il gioco c'è. Io ragazzi direi che c'è anche la nostra prova, anche perché era l'una e si sono fatte quasi le due. Se vuoi reperire delle informazioni specifiche nel corso di un pit stop, dimmi pure premuto il pulsante della radio per attivare il sistema voce o selezionarlo manualmente dalla schermata. La radio è attiva. Puoi sfogliare i gruppi di comandi. Dicevo ragazzi, sono molto contento di aver potuto provare subitissimo questo gioco. Aspetto i vostri pareri nei commenti. Ovviamente noi ci vediamo direttamente alla prima gara. Cercherò di migliorare ancora qualcosina, ovviamente, perché non sono pronto per fare 15 giri fatti bene e raggiungere, diciamo, la metà classifica. Però diciamo che siamo soddisfatti, perché in una prova libera abbiamo fatto, cioè oddio, io di solito le facevo tutte in una poi basta. Però ovviamente mo ci siamo provati il gioco. Ce n'è una in più, che è quella dell'RS, interessante. Però ragazzi, che siate contenti. In ogni caso, io vi mando il mio solito grande abbraccio per tutti voi. Grazie del supporto, grazie dei like, vi aspetto su Instagram. Ci vediamo in gara e comunque in un prossimo video. Ciao ciao!